In questo nuovo video. Ci sono delle locuzioni che normalmente abbiamo sentito nella nostra vita che bene o male hanno sempre qualcosa in comune. Vi ricordate il detto ad esempio carpe diem oppure mas mementa udere semper? Il primo, diciamo, ci dice di cogliere l'attimo. Il secondo ci ricorda di agire sempre, ma non solo i soli. C'è anche hic et nunc, qui e ora, che è uno dei miei preferiti. Oppure c'è il classico e anche un poco più macabro, memento mori, ricordati che devi morire. Ricordati che devi morire! Sì, sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non ti preoccupare. Cosa hanno in comune tutte queste locuzioni? Beh, la nostra riflessione subito dopo la sigla. Quella dietro di me è un'antica torre romana, distrutta e ricostruita più volte, ma anche un solo mattone di quelli originali ovviamente ha vissuto e ha visto più cose di quante ne ho viste io finora e di quante mai ne vedrò. Perché vi dico questo? Perché tutte le locuzioni di cui ho parlato prima hanno in comune una cosa e una soltanto, del tempo. Quando ad esempio diciamo carpe diem, diciamo di cogliere l'attimo, e un attimo è una frazione di tempo. Quando diciamo hic et nunc, diciamo qui e ora. Il tempo che stiamo vivendo in questo istante e come va vissuto. E così appresso tutte quante le altre. Questo perché? Perché fin dall'antichità qualsiasi filosofo, qualsiasi persona in grado di pensare si è resa conto di una cosa, ed è che il nostro tempo è limitato. Memento mori, ricordi che devi morire. Calma, non sono così macabro. Non voglio essere negativo, in realtà è tutto il contrario. Ricordandoci che il tempo è limitato, noi abbiamo la possibilità di spenderlo come meglio vogliamo. C'è una storiella che sicuramente avrete visto su internet, quella del ogni giorno se una banca ti desse un tot numero di soldi e devi spenderla entro la fine della giornata perché poi il giorno dopo il tuo conto si azzera e te ne danno degli altri e poi si scopre che in realtà non erano soldi ma era il conto esatto dei minuti che uno vive all'interno di una giornata di 24 ore. Stop, basta, non me la ricordo, non voglio neanche mettere pressione perché una volta che leggete quella storiella o qualcuno ve la racconta tende tendenzialmente a mettere un pochino di pressione su come uno spende il proprio tempo e non è quello che voglio fare io. Quello che voglio fare io è semplicemente farvi notare che siccome il tempo non è infinito, noi non abbiamo tutta la vita per poter rimandare le cose vanno fatte adesso e nell'istante in cui abbiamo bisogno di farle, in cui è necessario che vengano fatte. Questo perché? Questo perché rimandare le cose potrebbe portarci poi a non farle mai. Sapete quando uno dice un giorno e poi quel giorno non si realizza mai? Non deve essere un giorno, deve essere domani, deve essere adesso. Le promesse che si fanno ad inizio anno non devono essere fatte per forza inizio anno, si può iniziare immediatamente, ad esempio. E questa è la prima forma di cambiamento che uno può attuare per cercare di migliorare se stesso e per cercare di migliorare la vita che vive. Il miglioramento parte semplicemente dall'idea di poter fare qualcosa in qualsiasi istante, in qualsiasi momento. L'importante è che in questo tentativo di migliorare, e personalmente il mio tentativo di migliorarci parte anche da questo canale, tra le tante cose, è semplicemente quello di ricordarci di mantenere le cose in equilibrio. Non fissiamoci sul successo che gli altri pretendono e che noi otteniamo, mi spiego. Gli altri vogliono che abbiate un grandioso lavoro o guadagnate una barca di soldi. Beh, non è detto che quello che fa per voi, non è detto che quella sia la cosa che vi fa stare bene, quella che diventa la vostra ragione di vita. Potrebbe essere semplicemente che voi preferiate viaggiare, spendere tutti i vostri soldi per viaggiare. O ad esempio il fatto di mettere su famiglia può essere sicuramente una soddisfazione e un traguardo per qualcuno. Per qualcun altro invece potrebbe essere una limitazione, potrebbe avere altri bisogni, altre esigenze. I bisogni di qualcuno non equivalgono per forza ai bisogni di qualcun altro. Bisogna lavorare su quello di cui avete bisogno voi, su quello che è il vostro traguardo. E anche quando avete un traguardo non pensate solo al traguardo, non fissatevi sull'obiettivo che dovete raggiungere. Pensate sempre che l'importante non è solo la destinazione, ma anche tutto quanto il viaggio che lo si fa per raggiungerlo. Poi questo discorso lo approfondiremo meglio in un altro video, in un'altra riflessione un po' più dettagliata su come si può costruire un traguardo e come lo si può raggiungere. Però questa era una riflessione un po' più generalista sul senso della vita, sul senso delle giornate e su come vanno spese. Non dimenticate di dire che volete bene alle persone a cui volete bene, non dimenticate di passare del tempo con le persone a cui vi fa piacere scambiare un saluto, passare il tempo oppure prendere un caffè.
perché a furia di rimandare poi quel momento potrebbe semplicemente non arrivare. Calma, ripeto, calma, non voglio mettervi ansia, ma semplicemente farvi riflettere su che cosa si può fare, su come si può vivere meglio, su come non si possa arrivare a non rimpiangere le cose. Come direbbe Mark Twain, tra 20 anni noi ci troveremo a rimpiangere le cose che non abbiamo fatto quando potevamo, sempre quando eravamo giovani e forti rispetto poi a quando saremo anziani, e di sicuro non rimpiangeremo invece le cose che abbiamo fatto. Quindi bisogna lasciare gli ormeggi, uscire dal porto e andare alla scoperta del mondo che c'è fuori. Si prende il largo, si va via, si perde all'orizzonte per scoprire cose nuove. È così che abbiamo scoperto un nuovo mondo, è così che abbiamo fatto le migliori scoperte della nostra storia, ed è così che continueremo a crescere, ad evolverci, e in quanto specie, ma anche in quanto individui. Beh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, non vi abbia abbattuto troppo, vi abbia motivato un pochino a vivere meglio ogni singolo istante che avete. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Come si va, ci vedremo nel prossimo. See you next!